Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. A Dio onnipotente e a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per la sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A reading from the second book of Samuel. The word of the Lord came to Nathan. Go and tell my servant David, thus the Lord speaks. When your days are ended and you are laid to rest with your ancestors, I will preserve the offspring of your body after you and make his sovereignty secure. It is he who shall build a house for my name, and I will make his royal throne secure forever. I will be a father to him, and he a son to me. Your house and your sovereignty will always stand secure before me, and your throne be established forever. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono. Tu sei mio Padre, mio Dio e roccia della mia salvezza.
ti conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Por lo cual le valió la justificación. Verbum Domini. Deo gratias. Thank you.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme. Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Verbum Domini. Thank you.
Beatissimo Padre, la Santa Chiesa Cattolica chiede che siano ordinati i vescovi, i presbiteri Miguel Angel Ayuso Guixot e Peter Brian Wells. Molto volentieri. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli e figli carissimi, ci farà bene riflettere attentamente quale alta responsabilità ecclesiale vengono promossi questi nostri fratelli. Il Signore nostro Gesù Cristo, inviato dal Padre a redimere gli uomini, mandò a sua volta nel mondo i dodici apostoli, perché pieni della potenza dello Spirito Santo annunziassero il Vangelo a tutti i popoli e, riunendoli sotto l'unico pastore, li santificassero e li guidassero alla salvezza, al fine di perpetuare di generazione in generazione questo ministero apostolico. I dodici si aggregarono dei collaboratori, trasmettendo loro con l'imposizione delle mani il dono dello Spirito ricevuto da Cristo, che conferiva la pienezza del sacramento dell'ordine. Così, attraverso l'interrotta successione dei vescovi nella tradizione vivente della Chiesa, si è conservato questo ministero primario e l'opera del Salvatore continua e si sviluppa fino ai nostri tempi. Nel Vescovo, circondato dai suoi presbiteri, è presente in mezzo a voi lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, sommo sacerdote in eterno. È Cristo, infatti, che nel ministero del Vescovo continua a predicare il Vangelo di salvezza e a santificare i credenti mediante i sacramenti della fede. È Cristo che nella paternità del Vescovo accresce di nuove membra il suo corpo che è la Chiesa. È Cristo che nella sapienza e prudenza del Vescovo guida il popolo di Dio nel pellegrinaggio terreno fino alla felicità eterna. Cristo chi predica, Cristo chi fa la Chiesa, feconda la Chiesa, Cristo che guida. Questo è il Vescovo. Accogliete dunque con gioia e gratitudine questi nostri fratelli che noi Vescovi, con l'imposizione delle mani, oggi associamo al Collegio Episcopale. Rendete loro l'onore che si deve ai ministri di Cristo e ai dispensatori dei misteri di Dio, ai quali è affidata la testimonianza del Vangelo e il ministero dello Spirito
per la santificazione. Ricordatevi delle parole di Gesù agli Apostoli: chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Quanto a voi, fratelli carissimi, eletti dal Signore, riflettete che siete stati scelti fra gli uomini e per gli uomini siete stati costituiti nelle cose che riguardano Dio. Episcopato, infatti, è il nome di un servizio, non di un onore, poiché al vescovo compete più il servire che il dominare. Secondo il comandamento del Maestro, chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Siate servitori di tutti, dai più grandi e dai più piccoli, di tutti, ma sempre servitori al servizio. Annunziate la parola in ogni occasione opportuna e non opportuna. Ammonite, rimproverate, esortate con ogni magnanimità e dottrina, e mediante l'orazione e l'offerta del sacrificio per il vostro popolo, attingete dalla pienezza della santità di Cristo la multiforme ricchezza della divina grazia. Non dimenticatevi che il primo compito del vescovo è la preghiera. Questo lo ha detto Pietro il giorno della elezione dei 7 diaconi. Secondo compito, l'annunzio della parola. Poi vengono gli altri, ma il primo è la preghiera. Se un vescovo non prega, non potrà far nulla. Nella Chiesa a voi affidata, siate fedeli custodi e dispensatori dei misteri di Cristo, posti dal Padre a capo delle sue famiglie. Seguite sempre l'esempio del buon pastore che conosce le sue pecore. Dietro ogni carta c'è una persona. Dietro ogni lettera che voi riceverete c'è una persona. Che quella persona sia conosciuta da voi e che voi siate capaci di conoscerla. Amate con amore di padre e di fratello tutti coloro che Dio vi affida, anzitutto i presbiteri e i diaconi. Fa piangere quando tu senti che un presbitero dice che ha chiesto di parlare col suo vescovo e la segretaria o il segretario l'ha detto che ma ha tante, tante cose da fare, ma entro 3 mesi non ti potrà ricevere. Il primo prossimo del vescovo è il suo presbitero, è il primo prossimo. Se tu non ami al primo prossimo, non sarai capace di amare tutti.
vicini ai presbiteri, ai diaconi, ai vostri collaboratori nel ministero, vicini ai poveri, agli indifessi e quanti hanno bisogno di accoglienza e di aiuto. Guardate i fedeli agli occhi, non in obliquo, agli occhi, per guardare il cuore e che quel fedele tuo, sia presbitero, diacono o laico, possa guardare il tuo cuore, ma guardare sempre agli occhi. Abbiate viva attenzione a quanti non appartengono all'unico vile di Cristo, perché essi pure vi sono stati affidati nel Signore. Ricordatevi che nella Chiesa Cattolica radunata del vincolo della carità siete uniti al collegio dei Vescovi e dovete portare in voi la sollecitudine di tutte le Chiese, soccorrendo generosamente quelle che sono più bisognose di aiuto. Vegliate con amore su tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo vi pone a reggere la Chiesa di Dio. E questo fatelo nel nome del Padre, del quale rendete presente l'immagine, nel nome di Gesù Cristo, suo Figlio, dal quale siete costituiti maestri, sacerdoti e pastori, nel nome dello Spirito Santo che dà vita alla Chiesa e con la sua potenza sostiene la nostra debolezza. Che il Signore vi accompagni, vi sia vicino in questa strada che oggi incominciate. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Volete, frate carissimi, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a voi mediante l'imposizione delle mani e con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio.
Volete predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Volete custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Volete edificare il corpo di Cristo, che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prestare fede e obbedienza a me, successore del beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Volete prendervi cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri, i diaconi, vostri collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Volete essere sempre accoglienti e misericordiosi nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Volete, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Volete pregare senza mai stancarvi, Dio Onnipotente, per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del Sommo Sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. E Dio, che ha iniziato in voi la sua opera da bambini, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questi nuovi eletti la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi su questi tuoi figli con la pienezza della grazia sacerdotale la potenza della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.
O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e vogli lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita alla Tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario e fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questi eletti la potenza che viene da Te, o Padre, il Tuo Spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al Tuo diletto Figlio Gesù Cristo ed Egli lo ha trasmesso ai Santi Apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come Tuo santuario a gloria e lode perenne del Tuo nome. O Padre, che conosci i segreti del cuore, concedi a questi Tuoi servi da Te eletti all'Episcopato di pascere il Tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del Sommo Sacerdozio. Essi Ti servano notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della Tua Santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio, abbiano il potere di rimettere i peccati, secondo il Tuo mandato. Dispongano i ministeri nella Chiesa, secondo la Tua volontà. Sciolgano ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli Apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore, siano offerta viva a Te gradita per Cristo Tuo Figlio. A Te, o Padre, la gloria, la potenza, l'onore per Cristo con lo Spirito Santo nella Santa Chiesa, ora nei secoli dei secoli. Dio, che Ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di Te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al Tuo ministero.
Dio, che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero. Riceve il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza di anima e dottrina. Riceve l'anello, segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vista, della vita, custodisce la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Riceve la mitra, risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Dio che ti ha fatto partecipe, ricevi il Vangelo e annuncia la parola di Dio con grandezza di animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita, custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo.
ricevi la mitra. Risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, il nostro servizio sacerdotale e donaci la stessa fedeltà e purezza di cuore che animò San Giuseppe nel servire il tuo unico figlio nato dalla Vergine Maria, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo, Te benediciamo, Ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da Te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo,
perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che hai comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Miguel Angel e Peter Bryan, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza,
ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Dio Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Offerte vobis pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Proteggi sempre la tua famiglia, Signore, che hai nutrito alla mensa del pane di vita nel ricordo gioioso di San Giuseppe e custodisci in noi i doni del tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vi ha costituito pastori e guide nella Chiesa, vi benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine eterna. Amen. Cristo Signore conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni sotto la vostra guida pastorale. Amen. Lo Spirito Santo li renda obbedienti al Divino Maestro, docili al tuo ministero, liberi da ogni avversità, colmi di tutti i beni e dopo una vita serena e tranquilla li accolga con te nell'Assemblea dei Santi. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Iter.